Innanzitutto grazie a tutti voi di essere qui presenti, siete numerosi, siamo tanti. Grazie di essere qui nel Tempio della Democrazia per ricordare al Parlamento, per ricordare al Governo che adesso fa riferimento, che le Marche non possono e non debbono essere lasciate da sole. Le Marche che hanno subito in un anno ben due emergenze. Le richieste le ha già fatte il Presidente Ricci per tutti noi. Io sono il Presidente della provincia di Fermo, che ha subito il tremendo alluvione del marzo 2011. Poco fa noi abbiamo ricordato, e anche di questo vi ringrazio, le vittime di quel tremendo alluvione. Quella mattina, a causa di un fiume impazzito e un fiume probabilmente lasciato all'incuria degli uomini per mancanza di risorse, quel fiume impazzito si è portato via una giovane ragazza ed un giovane uomo che andavano non in discoteca ma andavano al lavoro alle 5 di mattina. I nostri territori sono stati stravolti da quell'evento. E vorrei ricordare che l'evento del 2011 non era il solo, perché il territorio della provincia di Fermo, poi delle altre province parleranno gli altri presidenti, in un anno e mezzo ha subito ben tre alluvioni. E questo lo dobbiamo ricordare. E nonostante gli interventi che noi abbiamo messo in campo da subito, ripeto, nel marzo del 2011 è successo l'irreparabile. E allora noi che cosa abbiamo fatto come amministratori? Diceva il Presidente Ricci, un governo che è impegnato a salvare l'Italia e noi gliene siamo grati, però vogliamo dire a questo governo e a questo Parlamento che anche le amministrazioni locali, le province e i comuni sono impegnate a salvare il Paese e forse da lì si salva il Paese, ancora di più che da qua, perché lì ci si sporca le mani, perché si è in prima linea. In prima fila, lì è la trincea, e questo senza demagogia, perché questo è. Allora di fronte a quell'evento che cosa avremmo dovuto fare noi? Noi abbiamo confidato sulla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 marzo del 2011 e facendo affidamento su quella dichiarazione noi ci siamo assunti la responsabilità, come era nostro dovere, di intervenire per mettere in sicurezza il territorio, mettere in sicurezza le sue infrastrutture, le aste fluviali, quattro fiumi. E lo abbiamo fatto confidando su quell'impegno. Senza risorse finanziarie non le potevamo avere. Abbiamo fatto quei lavori perché non potevamo avere sulla coscienza ulteriori disastri, ulteriori alluvioni che ci sarebbero stati anche quest'anno. Oggi noi chiediamo di essere risarciti di queste somme che tra l'altro non abbiamo ancora pagato perché non le abbiamo. E poi insieme all'impegno della provincia, dei comuni, degli enti locali c'è il problema dei danni ai privati, privati che hanno visto devastate le loro abitazioni. Ci sono i danni alle attività produttive, alle aziende che aspettano, giustamente, e fanno affidamento sugli impegni a suo tempo assunti. Allora ecco che qui deve scattare quella che appunto ricordava il Presidente Ricci, la solidarietà di questo Paese, perché questo Paese non va lontano se non pensa ad una logica solidale e quindi i territori non possono e non debbono essere lasciati soli. Noi registriamo con soddisfazione che il governo ha previsto questo stanziamento di 25 milioni di euro per tutta la regione Marche, ma questo stanziamento non è sufficiente, non lo è neanche con i 5 milioni in più messi dalla regione Marche, perché 30 milioni di euro non sono neanche sufficienti a coprire le spese fatte dagli enti locali per gli interventi di somma urgenza. Non sono sufficienti per quegli interventi che sono necessari per mettere ulteriormente in sicurezza il territorio e anche così si salva l'Italia. Non sono sufficienti
per risarcire i privati e le attività produttive dei gravi danni che hanno subito in quel tremendo alluvione. Quindi io chiudo dicendo che io registro con soddisfazione questa apertura. Speriamo però che da questi incontri ne venga qualcosa di positivo. Quindi anch'io chiedo che il governo faccia uno sforzo ulteriore, consistente, per i danni dell'alluvione del marzo 2011 che hanno colpito la provincia di Fermo in particolare, ma la provincia di Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro, tutta la Regione Marche, tutti i comuni, e che il governo dichiari lo stato d'emergenza per i danni causati dalla neve, perché anche i territori colpiti dall'emergenza neve possano lo stesso essere sostenuti da un paese, ripeto, che deve essere solidale. Però questa solidarietà è un'occasione straordinaria per dimostrarlo in questo momento attuale, anche per evitare la sensazione sgradevole che nel nostro paese ci siano realtà maggiormente tutelate di altre. Questo non ce lo possiamo permettere se vogliamo essere veramente un paese democratico, un paese solidale. Grazie.